Allora, in questo nuovo video sul linguaggio PHP diamo alcune funzioni per gestire la stringa, per gestire le stringhe. La prima istruzione che vediamo è l'istruzione strlen, che dall'inglese vuol dire string length, cioè length, scusate, length, lunghezza di una stringa. Per esempio abbiamo una stringa dentro una, adesso facciamo, mettiamo PHP, mettiamo i due marcatori che identificano un codice PHP. Cosa facciamo? Dollaro $string è uguale a ciao. La funzione strlen restituisce il numero dei caratteri di cui è composta la stringa. Tipo, la stringa ciao è composta da 4 caratteri, 1, 2, 3 e 4. Quindi se facciamo strlen echo strlen di dollaro stringa, abbiamo la lunghezza della stringa. Allora, proviamo ad eseguire il nostro codice. Andiamo su localhost, nostra cartella prova, e abbiamo creato il file stringhe.php 4. Bene, abbiamo detto che era la lunghezza della stringa. Allora, poi un'altra, e quindi con questa funzione potremo fare un bel programmino. Che programmino possiamo fare? Un programma sulla codifica di stringhe. Adesso la stringa mettiamo che sia ciao. Certo, possiamo fare anche un form, ma questo per vedere come si fanno i form potete vederne video prima di questo, precedenti a questo. Qui ci interessa il PHP. Allora, qui possiamo fare un for e $i, intanto misuriamo la lunghezza. Togliamo, mettiamo la variabile len la lunghezza della stringa e con un ciclo prendiamo tutti i caratteri di una stringa. Partiamo da 0 perché la posizione 1 di una stringa per noi, diciamo, la prima ha una posizione 0, quindi la C ha posizione 0. Poi facciamo un controllo, quindi fino a minore uguale della lunghezza, e poi più, e quindi adesso facciamo echo e dollaro echo dollaro i ed echo br, così prendiamo tutte le stringhe, tutte le stringhe saranno scritte una sotto l'altra. Allora, qui dice che c'è un errore, vediamo dov'è. Allora, forse non ho messo un dollaro i uguale, qui non abbiamo messo dollaro len. Allora, certo, qui abbiamo stampato gli indici. Se volessimo stampare anche le lettere, dobbiamo mettere echo dollaro len di, cioè echo dollaro stringa alla posizione di i, cioè alla posizione i, cioè la posizione del contatore. Adesso abbiamo ciao, però abbiamo un errore, dice initialize string for. Qui abbiamo un errore perché, dato che il contatore lo facciamo partire da 0 e len misura da 1, qui dobbiamo togliere 1 perché non ecceda, adesso invece non dà più questo errore. Allora, proviamo a fare un programma un po' più complesso. Possiamo fare un programma che
verifichi se abbiamo un programma che ha anche un programma di codifica di testo semplice, semplice, usando una funzione che si chiama string replace. Allora, facciamo fare che lui recupera tutte le lunghezze della stringa e verifica se, facciamo uno switch e se la stringa di la stringa il carattere che sta analizzando. Qui abbiamo tanti case, cioè tanti casi. Possiamo mettere allora switch e case. Mettiamo case A, se il caso A, se la stringa di $i è A, mettiamo echo, inizializziamo anche un'altra variabile che conterrà la stringa trasformata, $risultato che all'inizio avrà niente, case A, mettiamo $risultato più uguale a x, quindi se la lettera A verrà trasformata in x e break, se è b $risultato più uguale a y. Proviamo a vedere, lo salviamo. Allora, infatti è venuto x. Certo, io ho modificato qui, che ho messo le parentesi qua per indicare la condizione dello switch, e poi qui ho messo il risultato, se no non stampavo. Proviamo a modificare, mettiamo che sia una parola tipo babbo, che ci sia molte B e molte A, una sola A e una sola. Vedete che babbo è stato trasformato. La B è stata trasformata in Y e la A è stata trasformata in X. Ok, e questo per fare un programma di codifica. Molto semplice, molto banale. Invece per fare un programma di decodifica, come potremmo trasformarlo? Facciamo il contrario. Se x verrà sarà risultato sarà A. Alla fine non abbiamo usato la string replace, ma pazienza, non importa in questo caso. E invece se era y lo trasformiamo in b. Molto semplice. Questo per cosa? Quindi creiamo due programmi, uno codifica e uno decodifica. Un nuovo programma. Questo è solo per farvi vedere una cosa di PHP. Non è per codifica dei codifici, questo lo chiamiamo codifica.php. Adesso questo lo modifichiamo con decodifica.php. Quindi adesso decodifica, modifica, decodifica. Va bene così, però adesso lo copiamo, lo tagliamo, fortuna. Allora, non salvare, codifica, adesso lo apriamo, non lo
apriamo, vabbè, incolla, incolliamo e lo mettiamo A sostituita con X e B viene sostituita con Y. E salviamolo. Adesso creiamo un form, creiamo un altro par, creiamo un file che lo chiamiamo pagina iniziale punto php e questa avrà un unico form dove possiamo scegliere quale se codificare o decodificare la string, quindi HTML add, mettiamo un title, codifico o decodifico, questo è il problema. Poi mettiamo un body, veloce body, per fare un veloce form method uguale a get action è uguale a pagina iniziale punto php, name è uguale a pagina. E mettiamo scrivi il testo, scrivi la stringa, mettiamo un'unica casella di testo, input text, name uguale a codice, mettiamo un br per andare a capo e un input type uguale a submit, name è uguale a invia, value è uguale a invia. Adesso questo servirà per inviare e chiudiamo il form. Questo form cosa dovrà verificare? Allora, noi abbiamo due processi che apriamo, apriamo con Notepad e anche decodifica.php. E anche questo gli mettiamo una stringa, sarà uguale a $get from, mettiamo codice. Get from codice, anche qui dollar stringa è get uguale a get codice. Allora, pagina iniziale. Intanto qui mettiamo anche un isset che cosa per evitare l'errore undefined index, e anche qui if isset.get codice. Pagina iniziale.php, mettiamo scrive la stringa, però dobbiamo mettere anche un radio button, input type uguale a radio, name è uguale a scelta, due input type uguale a radio, name è uguale a scelta. La scelta quale sarà? Sarà tra codifica oppure decodifica. Abbastanza chiaro. Adesso ci interrompiamo e continuiamo nel prossimo video.